Allora, da dove partiamo? Partiamo dal titolo. Partiamo dal titolo. Un mito antropologico televisivo. Un mito antropologico televisivo è più che un titolo, in qualche maniera una dichiarazione programmatica di una ricerca che certo non si risolve all'interno di questo film e quindi all'interno di questa occasione di struttura filmica e di opera filmica. Che cosa vuol dire? Il mito antropologico televisivo è più che altro un'idea attraverso la quale si pensa di poter costruire un mito nella sua accezione classica, quindi un mito che utilizza il tempo come mezzo di fruizione, come medium di fruizione. E che per fare questo tende ad utilizzare un linguaggio del materiale e una chiave di lettura che riguardano l'antropologia e la televisione. L'antropologia televisiva è il campo di ricerca dominante che ha portato praticamente alla strutturazione di questa forma e riguarda nello specifico la possibilità e i tentativi di montare, di ridare in qualche maniera una forma a degli archivi televisivi di alcune emittenti private locali, nello specifico alcune emittenti locali private della provincia di Catania. Qual è il perché di tutto questo? Il perché si basa su una valutazione che riguarda appunto proprio le emittenti private locali. Le emittenti private locali, cioè le piccole televisioni di provincia, di paese, quelle che comunque non soppassano quella dimensione geografica della provincia, hanno una peculiarità molto interessante. Fondamentalmente sono delle piccole entità che lavorano su un territorio molto ristretto e che lavorano su quel territorio quotidianamente. Vale a dire che lavorano ogni giorno documentando tutti i momenti in cui la società di riferimento, cioè quella a cui loro comunicano, si produce in forma di notizia. Quindi la peculiarità delle televisioni locali, delle televisioni private, è quella che dicevamo, appunto, il fatto che lavorano su uno spazio geografico molto ristretto e che lavorano quotidianamente all'interno di questo territorio per una porzione di tempo considerevole. Possono essere anni, 10 anni, 15 anni, 20 anni, dipende dalle sorti della televisione. Queste caratteristiche, appunto, di tipo spaziale, quindi geografico, e quelle del tempo, e quindi della quotidianità della produzione di immagini e di storie, fondamentalmente, permette, a mio parere, la lettura di un territorio attraverso una chiave antropologica. Vuol dire, qual è quello strumento che riesce, o quel linguaggio, o quella struttura che riesce a seguire quotidianamente l'evolversi di un territorio? E più che l'evolversi di un territorio, l'evolversi di una comunità. Vale a dire la maniera in cui una comunità si evolve, si organizza, il tutto naturalmente limitato ai momenti in cui questa comunità si produce in forma di notizia. Ora, può essere il caso di un'inaugurazione di che ne so io, di un palazzetto dello sport, può essere un omicidio, può essere una crisi politica di un consiglio comunale. Il fenomeno delle emittenti private è un fenomeno tutto quanto italiano, non ci sono eguali in Francia, non ci sono eguali in Spagna, non ci sono eguali in Germania, non ci sono eguali in Svizzera. E questo è tra l'altro molto interessante, c'è da parecchio da pensare su quello che la televisione è in questo paese. Abbiamo iniziato a confrontarci con un piccolo frammento di appena 28 cassette di una emittente locale, in un periodo di riferimento compreso tra il 92 e il 94, e scavando, la ricerca va avanti da circa 4-5 anni. Si sono svolte diverse fasi. C'è stata una fase, diciamo, in qualche maniera più materialistica, sperimentale, che cercava di creare dei contenuti. Tutto questo è pubblicato all'interno del sito di Malastrada Film ed è raggiungibile da là. E in cui si tentava di creare delle forme, insomma, che fossero più di creazione, strutturate in termini politici e visivi in qualche maniera. Ce n'è stata poi una seconda fase che
che ha portato ad uno scavo sul materiale in termini più trascendentali, poetici, ancora più visivi della prima parte, fino ad arrivare ad una terza fase in cui tutti questi esperimenti, cioè questo scavo profondo che ha prodotto decine e decine di immagini, che ha prodotto decine e decine di forme video, che ha prodotto una numerosissima quantità di dati, se li vogliamo chiamare così, naturalmente dati in forma visiva, perché probabilmente il video oggi può essere letto anche sotto questa forma, si è arrivati a asciugare tutto, mantenere soltanto esattamente la materia di partenza, vale a dire l'archivio, e tentare di fare un montaggio non avesse alcun tipo di intervento esterno. Il mito antropologico televisivo è un film che nasce fuori da questo tipo di concezione e da questo tipo di lavorazione. E per cui, così come è presentato ad esempio all'interno del catalogo del festival, si parla di un film pretesto. Il film è un pretesto, non è l'opera. Questa è un po' una concezione che Malaskaldo Film sta sviluppando e sta portando avanti in questo periodo. Il film non è l'opera autosignificante o il momento di arrivo all'interno della ricerca dell'antropologia televisiva. È un pretesto per introdurre questa concezione dell'antropologia televisiva all'interno di un dibattito culturale. Perché è emergente, è urgente, a mio parere, il fatto che venga prestata attenzione a questo tipo di materiale, che è conservato all'interno delle emittenti locali, che non è storiografato, che non ha l'attenzione di nessuno in questo momento e che per problemi di archiviazione, per problemi di digitalizzazione, per problemi di disattenzione degli editori stessi che oggi conservano questi materiali, rischia inesorabilmente di scomparire. Qual è l'importanza di questo materiale? L'importanza di questo materiale è legata a un tipo di osservazione assolutamente inedita, secondo me. Un operatore che esce a fare un servizio per la televisione gira diverse immagini, gira diversi minuti di immagine e lo gira attraverso un linguaggio che descrive in maniera standardizzata in qualche modo il luogo in cui è, i particolari che gli permetteranno di costruire quel determinato fatto in forma di notizia e lo fa con un linguaggio standard che sono 3-4 inquadratura massimo, zoomata, panoramica, messa a fuoco e poco altro. Questo fa sì che comunque questo materiale abbia un registro ben preciso, perché credo che comunque questo tipo di linguaggio sia in uso a tutti gli operatori della televisione italiana, escluse probabilmente alcune forme nuove che vanno avanti più sui programmi o su format completamente differenti. Ed è la particolarità comunque sta anche nel fatto che quel tipo di immagini, quel tipo di storie non rientra all'interno del flusso, non è mai rientrata all'interno del flusso della grande narrazione televisiva, cioè della televisione nazionale, ad esempio, delle varie televisioni nazionali, quelle commerciali e quelle pubbliche. Quindi di fatto costituiscono un materiale che permette di conoscere una storia popolare di questo paese diversa da quella che la televisione come la Rai, Mediaset o poche altre ci hanno raccontato fino a questo momento. E il film è un pretesto in questo senso, vuole lanciare questo tipo di discussione, vuole lanciare questo tipo di attenzione, vuole permettere a questa pretesa, speriamo non troppo ambiziosa, di creare questo tipo di attenzione affinché possa essere salvaguardato questo tipo di discorso. Quindi il film nasce da queste esigenze. No, è un film assolutamente di montaggio, in cui non c'è neanche una voce esterna, in cui non c'è nessun intervento, diciamo, autoriale diverso da quello che era presente all'interno dell'archivio stesso. Tutto il materiale girato, una volta che poi viene montato, sottrae un'enormità di informazione a quello che invece è il girato dell'operatore. Quindi la nostra fortuna è stata quella di lavorare proprio sul girato e non sul montato, cioè sulle cassette master. E lì ti accorgi di quanta sottrazione fa la televisione rispetto alle informazioni che un operatore produce. Ed è la cosa più interessante perché ti ritrovi un sacco di off tra le mani che diventano poi la cosa più interessante in realtà, molto più della televisione montata. Abbiamo creato praticamente delle strutture di salvaguardia praticamente di questo materiale all'interno di un contratto che si sviluppa tra il Museo Mediterraneo di Antropologia Viva, in sintesi il MAV, all'interno del quale abbiamo creato un Dipartimento di Antropologia Internazionale Televisiva, che
Questo tipo di contratto prevede un servizio per la televisione che riguarda la digitalizzazione di questo materiale, a fronte, della possibilità di utilizzo di questi archivi per scopi culturali. Quindi da questo punto di vista ci siamo voluti prendere in qualche maniera, no, l'onere di provare a trovare una formula per rendere questo materiale nuovamente disponibile, perché spesso ti trovi con le difficoltà di affrontare, le necessità degli editori che considerano spazzatura questo materiale più che altro un peso fisico. Consideriamo che per esempio gran parte è girato compreso nel periodo tra il 78 e l'85 e l'86 è stato letteralmente cestinato da tantissime televisioni. Però nel momento in cui ci siamo interfacciati, per esempio, con i primi editori per dirgli: guardate signori, che a noi questo tipo di materiale interessa perché ne vorremmo fare qualcosa, ciò che loro consideravano spazzatura fino a un momento prima diventava loro, per una contrattazione economica. E da lì ci sono stati parecchi incontri con diversi operatori, con diversi editori, con diversi editori, quindi con i responsabili di diversi archivi, che archivi per loro non sono, per arrivare a una formula. Abbiamo lavorato con degli avvocati per arrivare a questo tipo di contratto che permettesse in qualche maniera questo tipo di, insomma, di cessione, e su quello stiamo procedendo proprio all'acquisizione di altri archivi. Già sono altre tre le televisioni con le quali stiamo lavorando. È un lavoro immane, che tu devi pensare che, per esempio, una delle televisioni che ci ha dato la disponibilità ci mette a disposizione più di 1200 cassette. 1200 cassette vuol dire che l'analogico naturalmente va acquisito in termini lineari. Tu consideri che le cassette vanno da formati da 30 minuti a formati da 60 fino a formati da 180 o 240. 1200 cassette è una quantità spaventosa di ore di girato, che vanno viste, necessariamente vanno viste, catalogate, etichettate, ragionate. Nello stesso tempo ci sono altre due persone che stanno lavorando a redigere un sistema di archiviazione per questo tipo di materiale, in modo che si possa configurare praticamente con tutte quelle che sono le nuove dinamiche di archiviazione online, e che si stanno in qualche maniera diffondendo in tutta Europa. Quindi una possibilità legata a dei linguaggi software, a dei linguaggi XML, a degli altri linguaggi, insomma, che permettono la reperibilità di questo materiale e diciamo, l'unione di queste informazioni ad altri archivi. Quindi, quando ti parlo del pretesto, ti parlo anche di tutto questo, cioè che cos'è che si vuole portare avanti e che cos'è che il film vuole raccontare. Vuole raccontare anche questa possibilità, la possibilità che emerga questo tipo di storia, che secondo noi è fondamentalmente una storia popolare non ancora raccontata.